Ciao amici player, benvenuti a Tennis Coffee. Oggi parliamo, come avrete ben letto dal titolo, di un telaio sicuramente insolito, perché oggi parliamo di una Artengo, che ovviamente non è una delle ditte che classifichiamo nell'Olimpo dei grandi brand. Considerate che oggi come oggi già parlare di Prince, parlare di Dunlop, significa parlare fondamentalmente di brand che sono fuori dalla cerchia dei prescelti, dei big, no? Head, Wilson, babolat. Artengo pertanto è ancora più al di là di questi brand. Io sono Francesco e sono un tennista e un incordatore amatore e come ben sapete da amatore vi porto la mia esperienza e i miei consigli per discutere con quella che è la fetta più grande dei player del mondo, quelli appunto che si divertono a tirare la palla dall'altra parte ma cercano di farlo ogni volta maledettamente meglio. Questo telaio ci aiuta o non ci aiuta a tirare meglio la palla contro il nostro avversario più classico? Questo telaio, nonostante il prezzo veramente stracciato, fa schifo o è un buon telaio? E quindi è il brand magari a darci difficoltà nell'accettare di impugnare una Artengo. Io ho voluto acquistare una coppia di TR990 Power. Sono dei telai ormai in esaurimento scorte, vengono venduti in questo caso all'incirca 90 euro nuovi sul sito della Decathlon, perché potete comprarli o dal sito della Decathlon o presso la Decathlon, non potete comprarli nei negozi, non ci sono, sono una esclusiva Decathlon. Ovviamente quasi tutti voi sapete che il testimonial principale di Artengo sia Diamond Fields, un tennista che ha detto veramente la sua nel tempo, che tutt'oggi rimane uno dei tennisti più amati, odiati per via del suo particolare carattere, decisamente estroso, però di certo non possiamo dire che lui non sappia giocare a tennis. Tiro fuori l'altro telaio che ho ricevuto perché a me è arrivata così, sono arrivate due racchette in queste condizioni. A prima vista il telaio si presenta molto bene. Se non ci fosse il marchio Artengo, non vedo il motivo per cui questo telaio non dovesse essere valutato come un telaio prestigioso. Oddio, un motivo c'è, è incordato. Mi è giunta incordata, perché è in effetti incordata che viene venduta. E questo discorso mi fa storcere decisamente il naso, perché è un'incordatura che fa letteralmente schifo. Già sul sito comunicano che sia poliestere la corda, ma non ci sono altre notizie. E penso che non si siano sprecati nell'inserire una corda prestigiosa in un telaio che, incordato, al pubblico viene venduto adesso a circa 90 euro. Costa poco più la versione Pro. E siamo lì, da 300 grammi, 300 grammi plus, siamo lì. Costa tra i 100 euro e i 90 adesso, 110, 90, questa è la fascia di prezzo a cui si trova nuova in vendita e la si trova incordata. Il telaio presenta l'indicazione su dove annodare, non ci sono grommets particolari, il bumper a me piace parecchio, la sensazione che si ha impugnando la 285 manico 2 è che il manico sia decisamente piccolo. Non stiamo parlando di un manico 2 tipo Head, tipo Wilson, tipo babolat, è più piccolo. Da un lato può essere positivo perché è meglio più piccolo che più grosso, ordinare un 2 e trovarselo più grosso delle aspettative non è proprio il massimo, ordinare un 2 e trovarselo leggermente più piccolo, diciamo, è molto semplice rimediare volendo, dal doppio overgrip a magari un piccolo ispessimento sotto il grip. Però vi sto parlando adesso di quelli che sono dei dati di fatto, quindi un manico leggermente più piccolo, un telaio molto molto bello, il fatto che giunga incordata, e questa cosa dal mio punto di vista è totalmente negativa, perché comunque ho dato qualche colpo con la racchetta in queste condizioni e la prima cosa che mi sono detto: madonna che schifezza, che cosa ho fatto, perché ho comprato un Artengo? Poi mi sono detto: ma dai, sicuramente la corda fa così schifo che sta pregiudicando la mia idea di questo telaio, e quindi mettiamo da parte il telaio che non ho toccato, andiamo a vedere invece quello che è poi il telaio che io ho toccato andando a montare una semplicissima Tennis Point Premium Touch a 23-22, un calibro 1,25, quindi non ho voluto tirare troppo,
perché lì per lì il telaio mi era sembrato abbastanza rigido e quindi ho pensato che magari non fosse il caso di andare ad appesantire ulteriormente la rigidità percepita di questo telaio. Ho aggiunto semplicemente un turnagrip e mi sono limitato a testarla e vi devo dire che in effetti con una corda, per quanto economica, per quanto magari poteva essere sicuramente tirata un po' di più, il telaio è cambiato dalla notte al giorno. Ora, attenzione, non sto per dirvi che questa racchetta è l'arma micidiale con la quale vincerete Wimbledon e nemmeno il Roland Garros e nemmeno un Master 1000 e nemmeno un 250 e nemmeno un ITF. Non vincerete niente. Il telaio non è un granché e resta un telaio decisamente economico, però la corda di serie fa veramente schifo, cioè Decathlon, toglietela, Artengo, Decathlon, signor Decathlon Artengo, toglila, vendilo senza, togli 5 euro al prezzo del telaio, vendi esclusivamente il telaio, non metterci la corda. Magari dalla in omaggio se la monta chi gliela dai, guarda, togli quella schifezza di corda, ok? Va benissimo il manico un po' più sottile, ma togli quella corda schifosa. Detto questo, il telaio, in effetti, proprio schifo non fa, anzi, tutt'altro. Da questo momento in poi prendete con le dovute cautele quello che sto per dirvi. Ci troviamo di fronte a un prodotto da 285 grammi, quindi abbiamo 32,5 di bilanciamento, il pattern è un 16-19. Come vedete, è fondamentalmente una profilata. Mi ricorda, vi ricorda forse leggermente un pochino Pull Drive? Può essere, perché in effetti di Babolat Pull Drive riprende molti molti aspetti, inclusa quella sorta di leggerezza percepita nonostante un bilanciamento non proprio al manico. 32,5 oggi come oggi su una 285 è un bilanciamento, cioè è il bilanciamento più avanzato che si possa dare una 285, salvo casi estremi. Dovremmo andare indietro di un po' di anni per andare a beccare le Hammer e quindi bilanciamenti ancora più avanzati. Stiamo parlando di un telaio che ha i numeri di altri telai, che è composto in buona parte di fibra di carbonio, ma in parte anche di resine possidiche. C'è anche un'anima in acciaio a livello del manico e quindi non ha la classica classica composizione di quasi tutti gli altri telai. Sicuramente più economico, ma il fatto che costi meno della metà, all'incirca la metà di una, ad esempio, Babolat Pull Drive Team, di una Ed Radical, Ed Speed, Ed Extreme versione da 285 o di una Wilson appunto L Lite. Ecco, il fatto che costi meno della metà, incordata. Ricordiamocelo sempre questo orrendo momento in cui ho avuto le racchette incordate. Dicevo, il fatto che costi meno della metà vuol dire che vale meno della metà? Bene, vi devo dire, paragonata magari a una Babolat Pull Drive Team o a una Pure Aero Team, io non percepisco la metà del valore. Forse qualcosina la si può andare a percepire di mancanza, però attenzione, io ho installato delle corde di primo prezzo, diciamo le Tennis Point Premium Touch, non sono certamente le migliori corde sul mercato, sono assolutamente ottime per rapporto qualità-prezzo, ma c'è di meglio. E personalmente tirerei almeno un chilo in più adesso, quindi andrei almeno a 24-23 se non a 24-24. Ma fatto ciò, il telaio dal mio punto di vista non fa assolutamente schifo. Io oggi, se un principiante mi venisse a chiedere un consiglio su un telaio per iniziare e mi dicesse lo voglio assolutamente nuovo, e parleremo a breve di quelle che sono le mie idee delle racchette per principianti, gli direi di prendere magari una 270 oppure gli suggerirei questa perché è una 285 che però ha veramente una percezione di leggerezza enorme. Io quando ho iniziato a giocarci quasi non riuscivo a spingere perché mi volava il braccio. Sì, io gioco anche con delle 285 di tanto in tanto, la mia stessa Boot, comunque una 307 grammi, perché una volta bilanciata e matchata tra loro, le mie due boom hanno prodotto 307 grammi, matchate tra loro, certo sono parecchio più pesanti di questa, vengono tirate a 24-24 ormai, ma questo telaio è veramente leggero, dà molto l'impressione di leggerezza, quindi lo swing di braccio
viene molto facile. Per chi stesse iniziando, io oggi suggerirei uno dei telai economici di Casa Red, di Casa Babolat, di Casa Wilson, una qualsiasi soluzione economica che vada sotto i 285 grammi. 285 per me deve essere il limite massimo per un principiante. Però dovendogli suggerire un prodotto nuovo, io non gli disdegnerei assolutamente di suggerirgli questa TR990 Power, specie perché oggi come oggi la trovate veramente a prezzi stracciati. Addirittura sul mercato dell'usato trovate prodotti mai usati a prezzi stracciati. Sì, perché se nuova la pagate all'incirca 90 euro, usata, un po' usata, la trovate a 40 euro, a 35 euro, a 50 euro. E sono veramente telai nuovi in questo caso. Magari hanno ancora addirittura le corde di serie, quindi veramente non vi piange il cuore a comprarlo, stracciarci quelle brutte corde e farci magari un'incordatura un po' più garbata, investendo 15-20 euro insomma tra incordatura e corda stessa, e andando quindi a nobilitare questo telaio, che di nobile non ha il marchio, forse non ha i materiali, ma il risultato finale. In definitiva, a chi la consiglio? La consiglio sicuramente al principiante, la consiglio assolutamente al principiante, a chi non ha mai avuto un telaio in mano. Io mi sento di dire, vai tranquillo, prenditi questa Artengo, perché per il primo anno di vita ti accompagnerà serenamente con qualsiasi tipo di incordatura, perché su questi telai poi, certo, non ci vado a mettere una Luxilon Element, una Lupower, non vado a mettere corde importanti e costose, ci vado a mettere corde normalissime, ci vedo bene una Lynx, una qualsiasi multifilamento, magari una Prince Duraflex, ci vedo bene una Blast, ci vedo bene qualsiasi corda che in acquisto si aggiri magari a prezzo matassa sui 10 euro in cordatura, quindi ci sta la corda un po' più costosa, così come vedo benissimo anche queste Tennis Point, una String Lab Phantom, magari che è una corda economica di ottima qualità dal mio punto di vista. Ci vedo serenamente una corda un po' più nobile che possa aiutare il telaio a rendere un po' di più. In effetti, in mezzo questo telaio ha tanti dettagli che poi aiutano un pochino a identificare a cosa si sia ispirato. Magari i passacorda esterni vi aiutano a ricordare i sistemi woofer della Babolat, della Pull Drive, la forma stessa, la sensazione di gioco ve la ricorda. Io non sono un grande amante di Pull Drive, anzi, come ho spesso detto, amo più la versione da 285 che la 300. Sarei curioso di provare l'Artengo da 300 per avere conferma, perché secondo me questo telaio nella 285 fornisce la sua sensazione migliore. Sicuramente può essere appesantito con l'ausilio di un po' di piombo al manico, e ci starebbe di sicuro avere il manico un po' più pesante e abbassare un po' il baricentro, andando contestualmente a sfruttare il bumper, che non è lunghissimo, è nella media, però sfruttare il bumper per andarlo ad appesantire, non dico assolutamente in testa, ma almeno a ore 2 e a ore 10, portarlo magari a 2,95 sarebbe già un ottimo risultato, e con meno di 100 euro voi avreste un telaio nuovo che sicuramente, partendo così e con qualche ritocco nel tempo, vi potrebbe accompagnare all'inizio di quella che possa essere la vostra carriera amatoriale. Un breve giudizio su quella che è la grafica. La grafica ha la sua piccola personalità, con il cuore di un colore diverso da quello che appunto è il contorno, che è un po' il richiamo classico delle Artengo. La qualità di verniciatura e di rifiniture è economica, non aspettatevi la qualità di una Head Prestige, di una Wilson Blade, è una finitura molto economica, decisamente tanto, si potrebbe fare un po' meglio, non brutta, ma economica. Però ci sono tutti i riferimenti per incordarla, c'è tutto quello che serve per vivere questo telaio. Decisamente l'unica cosa che mi preoccupa tanto è la rivendibilità. Mentre magari una Pull Drive 285 la rivendete, non dico a occhi chiusi, ma con molta facilità, questa Artengo ora sul mercato dell'usato, se deciderò di disfarmene, un attimino di difficoltà potrebbe porle. Personalmente io l'andrei a prezzare a 50-60 euro, 50 è meglio, perché in effetti a 89 la comprate nuova. Voi direte, ma questa è nuova, ma non si ragiona così, è usata. Una volta che è uscita da negozio, è usata
e dovrebbe valere all'incirca la metà o pochissimo più. In questi casi io propendo per 50 euro perché è un po' più della metà di 90, ci può stare 50, 55, non oltre, ed è un prezzo giusto a cui aggiungere, ripeto, specie sull'altra versione, l'incordatura. Brava Artengo, perché comunque ha un prezzo stracciato, hai prodotto un telaio che a mio avviso è assolutamente in lizza per gareggiare con ditte più blasonate, quindi Pure Drive, Furairo nelle versioni Team, le varie Ed nelle versioni Team. Non brava Artengo per aver fornito il telaio incordato, è veramente un errore non farlo. Capisco la semplicità di dire prendi il telaio, esci dal negozio e gioca, però se si vuole essere un pochino più importanti, non si può vendere una racchetta incordata nel 2024, a meno che non stiamo parlando di racchettine per bambini, e magari incordiamole in multifilo, questa è incordata pure in poliestere e quindi fa letteralmente schifo. Almeno un tempo le racchette andavano via in multifilo ed era già un'altra cosa. Personalmente la comprerei seriamente questa racchetta? Ecco, questa è una domanda molto molto difficile, perché questo marchio mi condiziona. Io sono un amante di casa Ed e un amante di casa Prince. Leggere Artengo mi fa un po' strano. Questo telaio mi è piaciuto, ma non è il mio telaio, quindi non lo comprerei dopo averlo provato se mi fosse piaciuto. Però pensare di poter acquistare una coppia magari a 80 euro spedizione inclusa, e se il telaio mi fosse piaciuto e si addicesse a me, poter entrare in campo, giocare e dire la mia con 80 euro telai nuovi nel senso che sono appena in uscita, quindi stanno uscendo, scusate, dalla vendita, ma sono sostanzialmente nuovi, sono paragonabili a una Radical MP 2021, insomma, per intenderci, quindi racchette nuove, anche se non sono più quelle in produzione. Pensare di andare in campo con 80 euro una coppia, ragazzi, dobbiamo pensarci, non è male. Quindi a chi di voi stesse valutando l'acquisto di una racchetta da 285 grammi, io mi sento veramente di dire non escludetela, non fa assolutamente schifo, è un ottimo telaio che paga veramente un piccolo dazio, un piccolo scotto alle più blasonate. Probabilmente con la differenza economica, se li investisse in lezioni di tennis, quello scotto che paga il telaio, voi lo strarecuperereste in tecnica, salvo che poi non siate degli scarponi totali, e in quel caso ne conosco qualcuno che vedo sui campi da padel quando vado a giocare a tennis, sono lì a fare lezione da anni e continuano a prendere la pallina regolarmente sulle palle quando fanno il contropartite. È una cosa incredibile. Viva il padel! Non lo dico più, ma viva il padel! Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile. Qualcuno di voi si aspettava questa recensione, ne sono lieto che me l'abbia anche chiesta. Sono molto felice di aver potuto recensire questo telaio, perché il mio obiettivo è quello di uscire dalla massa e di andare a toccare le particolarità dei campi da tennis nella loro interezza, inclusi i telai, un po' appunto fuori dai desideri di tutti. Ebbene, Artengo sicuramente non resta la ditta più desiderata e blasonata, però nel momento in cui voi date in testa al vostro avversario della domenica con due Artengo e vi guarda e vi dice ma te la racchetta è la racchetta che ti aiuta, gli fate vedere questa e lui capisce che lo scarpone è lui e che quelli bravi invece siete voi. Quindi, come amo dire sempre, qualche spicciolo in meno sul telaio di ultimissima generazione, investite sempre in personalizzazione, corde e in ottime lezioni di tennis con un istruttore o palleggi con l'amico che è disposto a farlo con voi. Detto questo, like al video, iscrivetevi al canale, buy me a coffee o donate via PayPal per sostenere il canale, perché queste racchette le pago io e quindi le mie recensioni non vengono pagate da nessuno. Ma soprattutto continuate a seguirmi, perché come ben sapete, in comune con voi ho la passione per lo sport più bello del mondo, il tennis.